Matteo, tu hai assistito al film di Riccardo Magherini lo scorso marzo a Firenze. Che cosa ci facevi lì? Avevo accompagnato la mia ragazza a casa ed ero ritornato a casa, avevo parcheggiato la macchina e mi stavo dirigendo verso il locale La Cité. Tu sei figlio di un militare, giusto? Sì. Che in quel momento tuo padre era anche lui alla finestra. Mio padre, poi ho saputo dopo, ma è stato forse uno dei primi che ha chiamato perché aveva sentito una persona urlare aiuto. Carabinieri? Buonasera, mi scusi, un affare di Grazie. testa, va bene? Torretti? Sì. Quando arrivi, che cosa vedi? C'era Magherini, era ancora in piedi e i carabinieri cercavano diciamo, di fermarlo, di arrestarlo, ecco. Lo hanno accerchiato, lo hanno immobilizzato, l'hanno portato in ginocchio, da ginocchio l'hanno buttato a terra e dopodiché da terra gli sono saliti sopra e finché non l'hanno proprio letteralmente schiacciato perché erano proprio sopra in quattro a un certo punto. Il carabiniere, che mi sembrava appunto quello più anziano, stava sul Magherini schiacciandogli la testa con due mani così e teneva un ginocchio sul collo. Però, cioè, era una persona che era agitata ma non era aggressivo. Ha anche liberato le braccia. E una volta liberate le braccia, ha avuto un atteggiamento violento contro di No, loro. cioè poteva colpire qualcuno, non ha colpito nessuno. Cioè anche a me adesso a raccontarla mi... Potessi non riraccontartela, non te la racconto. Potessi evitare, io eviterei di ridirtela, capisci? Ce la vengo a ridire solo perché mi hanno scioccato. Mi ha scioccato sentire quelle parole. Dell'avvocato. Sì, quello che ha detto che i calci li tirava Magherini e che sarebbero stati i carabinieri a dire quella frase è completamente falso perché quella frase l'ho detta io perché i carabinieri tiravano calci a Magherini. E a reazione di questa mia frase, i carabinieri, il più anziano di quei carabinieri che era lì, non so se fosse anche il più alto in grado, non lo so, ha ordinato a un altro di prendermi i documenti e di identificarmi. A un certo punto fa tutto a posto, li ho fatto io perché non capivo perché questi documenti. E quest'altro carabiniere mi rispose tutto a posto, se tutto a posto lo dice dal maresciallo, mi ha detto una cosa così. Io, cioè, è una questione di buon senso, penso. Una persona ammanettata non ha bisogno di calci, no? Nemmeno avessero dato calci perché questo, non so, minacciava qualcuno, cioè. Senti, Quanti calci hai visto? io ti potrei dire di sicuro 5-6 all'addome e un paio in faccia. Sicuri. I carabinieri che sentono la tua voce che dice no ai calci no, cosa ti Mi rispondono? hanno insultato. Aiuto! Rompe coglione! Se ne serve aiuto io no, ma aiuto! Poi dopo uno di questi due individui che erano vicini ai carabinieri, quello con l'accento straniero, mi si è avvicinato e mi ha detto: "Ma te non sai cosa hai fatto? Cosa ha fatto?" E io ho detto: "Guarda, io non lo so che cosa ha fatto." Ho detto: "Ma che vuol dire? Uno lo riempi di calci perché lo ammazzi perché dice: "Ma questo ha fatto un furto." Ho detto: "Chi se ne frega? Che c'entra?" Allora gli ho detto: "Allora ammazzalo, ha fatto un furto, lo ammazzi." Le due persone che erano fra te e i carabinieri, incitano l'azione violenta Sì, gli hanno verso. detto anche di tirargli dei calci, sì. Gli hanno detto anche di dargliene ancora. Magherini durante tutto ciò, che cosa diceva? Magherini urlava che era un bravo ragazzo, che non aveva fatto niente, che aveva figli. Senti, a un certo punto tu senti che Magherini smette Sì, a un certo di. punto non parla più. Io ero ancora lì quando ha smesso di parlare. Quindi, dal momento in cui Magherini smette di parlare, tu dici un carabiniere viene a prendere i documenti, gli altri che E fanno? gli altri sono rimasti lì. Sì, E l'hanno tenuto per terra nella solita in posizione? tre. Poi dopodiché è arrivata l'ambulanza. Io un po' lì mi sono un po' rasserenato perché vedendo l'ambulanza ho detto: "Vabbè, sto strazio è finito." E dopo un pochino mi sono avviato verso casa. Boh, ci vorrebbe un pochino più di buon senso, secondo me, quando si affronta una situazione, tutto qui, e renderci conto che abbiamo a che fare sempre con degli esseri umani, con delle persone.